le vetture sono la partenza, cercheremo di descriverle un po' alla volta. 3, 2, 1, via! Pronti! Autovetture senza tempo, 100 equipaggi per 3 giorni ad Avezzano, migliaia di appassionati riversati per le vie del centro per la manifestazione di motorismo storico. Il circuito d'auto d'epoca quest'anno ha trasformato nuovamente la città nel baricentro della cultura internazionale dei motori, con turismo e commercio in moto. È una serata di un fascino unico, solo raccontarla non rende l'idea del fascino di questo tipo di manifestazione, che non è solo passione, ma parla di storia, di cura, di tradizione, e il motore italiano, le macchine italiane e non solo, e la cura che gli italiani hanno in questo tipo di passione è celebre nel mondo. E quindi di conseguenza essere madrina di una manifestazione così imponente, perché ci sono circuiti, ma il circuito di Avezzano è davvero unico per imponenza, per numero di macchine, per fascino, per storia che racconta ogni volta. Per me è un onore, ogni volta che vengo chiamata a rappresentare in qualche modo un evento che rappresenta l'eccellenza italiana, io sono soltanto più orgogliosa. La formula della ormai decennale manifestazione di motorismo storico nata ad Avezzano funziona. Tantissimi gli appassionati dei motori, ma anche presenze illustri, hanno contrassegnato il successo di questa iniziativa a metà strada tra sapori locali e stupore internazionale. Troppo divertente, è il terzo anno che vengo, divertentissimo. Molto piacevole, bello. Questo numero 62 va tributato un grande applauso a Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo con la moglie Stefania. Non ha voluto mancare il suo sostegno in questa occasione e vi prego di sottoscriverlo, perché si fa sinergia, si fa squadra. Beh, siamo al decimo anno di una manifestazione che porta 100 equipaggi in giro per l'Abruzzo e facciamo vedere quelli che sono i posti più belli, le cose che sono il nostro orgoglio, il Gran Sasso, il Lago di Scanno, il Parco Nazionale. E questo lo leggiamo negli occhi dei partecipanti, è qualcosa che piace tanto, piace tantissimo, e sono tutti disposti a tornare nella nostra regione. Un impegno veramente importante che dà lustro al territorio, a tutta la Marsica, soprattutto alla regione Abruzzo. Una manifestazione che ci riempie d'orgoglio, abbiamo avuto la possibilità di incontrare i veri attori, gli equipaggi di queste splendide vetture, e che ci ha dato veramente molto piacere confrontandoci con loro. Io credo che questa manifestazione possa ripetersi ormai e aumentare di valore nei prossimi anni, quindi veramente è un punto d'orgoglio del nostro territorio.